com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto, e tu? Tutti dicono che l'amore va a braccetto con la follia, ma per una che è già matta, cosa vuoi che sia? Ehi, se ti do il femore, tu che mi dai? Ehi, se ti do la milza, tu che mi dai? Ehi, se ti do il polpaccio, tu che mi dai? Viva la Rai, ci fa crescere sani, viva la Rai. Il brodo è tanto buono, ma se non c'è il prezzemolo, ma che sapore ha? Maga maghella, maga magà, tuca, 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 e ti passerà. Il triangolo no, non l'avevo considerato. No. D'accordo, ci proverò. La geometria non è un reato. Mentre lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Chi è? Già è difficile farlo con te. Con le regine, i suoi fanti e i suoi re, il carrozzone va avanti da sé. Nanza sta verrà! Sulla grande amore chi lontane sta! Ti divertite, in braccia sta verrà! Passerà da una sola la felicità! Renato Zero! Fragni e i miti, non poteva mancare la grande, immensa, irripetibile Raffaella Carrà! Grazie, grazie. Senti un po'. Bello, bravo, questo lo dà sempre, sempre di più. Non mai mi hai chiesto in sposo, però. Dopo tutte queste dichiarazioni, fra l'altro, così ufficializzate dalla RAI. Senti, ma noi siamo un po' sposati. Siamo un po' sposati. Su sì. Questo palcoscenico, sposati ai nostri colleghi e collaboratori. Sì, è vero. Un matrimonio questo della Rai che perché si, ogni volta si, che io si perpetua tutte le sì. volte, no? Ogni volta che faccio un programma. Ci rifidanziamo. Quintali di lettere. Quando viene Renato, voglio Renato, ma come mai? Ci vogliamo accomodare? Sì, perché voglio conoscerti meglio. Anch'io. Nel senso, ecco, bravo. Anch'io, perché allora noi andiamo. Ci conosciamo per tante affinità che ci identificano e ci uniscono, però non siamo mai scesi nei dettagli. Vedo che sei d'accordo. Non cominciamo. Prima che iniziamo la trasmissione, ti volevo chiedere una cosa. La trasmissione è iniziata da parecchio. Ma ha telefonato qualcuno? No, non ti ha telefonato nessuno. Pronto? Pronto? Buonasera. Renato? Sono io in persona. Mamma mia, che emozione. Tutte le volte che mi è stato riferito che Raffaella mi cercava, che io a un certo punto volevo mettere un annuncio sul giornale. Sono qui. No, Renato, buonasera. Buonasera. È inutile che lo presenti perché tanto qui si sono alzati tutti. Io avrei voglia di dire bentornato al panettone. Chi è il panettone? Tu. Perché nelle tradizioni italiane sicuramente di bello c'è il fatto che non verranno mai scalzate da queste ultime invenzioni effimere e poco redditizie. Ringrazio il panettone perché malgrado le mode, malgrado i mutamenti, è sempre Raffaella Carrà. Grande! Ma che panettone, ragazzi! Ma che panettone! Ascolta, panettone! Guarda come sei elegante! Andiamo come dei treni. Vada come va. Vada come va. No, va.
vuol dire che la tua vena veramente più passa il tempo e più è profonda e più è straordinaria. Non esiste l'impossibile, ma esiste la magia. Frase di Zero. E come dice Panariello in una parola sola? Raffaella Carrà! La mia favola in fondo è la favola tua. Tra gli strass e di trucchi quanta sana follia. Noi ci siamo inventati esagerando così. Dopo mille avventure l'energia è ancora qui. Dentro queste maschere ci ritroviamo noi. Noi quell'entusiasmo non lo abbiamo perso mai. Noi sospesi fra un gioco e la realtà. E il destino di Zero e la Carrà. Giocolieri noi. Io sono un attimino imbarazzato perché mi faccio un pochino portavoce di un segreto che per troppo tempo ha circondato Raffaella e ma che Renato, non è mai... dove vai a arrivare? Ecco, vorrei dire che ognuno di noi nella vita può aver fatto, lasciato testimonianze nel suo percorso attraverso qualsiasi forma, i figli per esempio. Non li ho purtroppo. No, adesso te li elenco, allora. I figli miei? Sì, sì, aspetta, ho preso appunti. Ce n'hai uno nell'87, uno nell'84, no, due nell'84 forse erano gemelli, uno nell'85 e uno nel 78. Forse è, tuo è il momento, è arrivato, è giunto il momento di presentare all'Italia i tuoi, le tue creature, i tuoi figli. Ma artistici. Che dice? Sipario, prego. Aprite il sipario, grazie. Ecco i tuoi figli. Da sinistra, casacca con fusciacca, Carrà Show 1987, seconda creatura, trasparente rosso, 1984, pronto Raffaella, abito arlecchino, 1985, pronto Raffaella, 1984, come a gatto. Che cosa? Ma questa è una canzone di sigla di Pronto Raffaele che si chiamava Porque tiene una mujer, che dolor, eccolo, che dolor, molto intellettuale. C'è, però, è questo, sì, sì. C'è, non c'è sfugge niente, Raffaele. È questo. Io non... 1978, ti ricordi? Mille milioni? Io non vivo senza te. L'ho presa un po' bassa. Comunque... questo ragazzo è un ragazzaccio perché mi ha fatto veramente tornare indietro. Io so quanto è importante... per noi che viviamo, che è la, la nostra casa è questa. Oh vabbè, mi sono divertita con Sabatelli, con la Bucci, ragazzi, ho messo di tutto di più. Solo Renato Zero praticamente mi può battere. Ti vorrei ogni attimo, ogni giorno mio con te, come se fosse l'ultimo. No, tu non te ne vai. Eh no, che non vado no, via. Fratello, no, non te ne puoi andare. Ci vediamo la fratello. Signora ha un carisma speciale, l'avrete capito in tutti questi anni che la seguite. Vabbè. Come fai a andare via da una così? Come fai? Adesso dammi la mano. No, quell'altra. Quest'altra? Sì, quella del cuore. Quella del cuore. Ti porto via con me. Ti porto a fare un giro in una roba pazzesca.
Sono curiosissimo. Mi hai dato questo avvio, sai che mi sento una cosa strana. Mo te piace, eh? Sbagliata la fine. It makes the world go round. Sono, mi sono trovata col piede. E come? Non so. Hai fatto il passetto, però? Sì, l'ho fatto, sì. Come mai? Ma vogliamo fare? Sì. Money. Money. If you happen to be rich and you feel like a knight, entertainment you can pay for the gay kids cafe. If you happen to be rich and the law and you need a companion, you can ring jingling for the maid. If you happen to be rich and you feel like a knight, oh knight. Fatto money. Dopo. E ne abbiamo fatto mica altri, solo quello. E lì ci abbiamo fatto una serie di duetti veramente. A me mi chiamavano Raffaello un periodo. Bugiardo. Nello splendore. No. Sì, forse sì. Nello splendore. Eccolo, ci sono riuscito. Nello splendore dei 24, 25, 27, 30.000 pollici, la classica e ormai infallibile Raffaella Carrà, è infallibile anche perché mi vuole sempre vicino, questo vuol dire che lei ha fortuna e io in piccola parte contribuisco. Grazie di esistere. Ma io con te mi trovo benissimo, però sai stasera cosa voglio fare con te dopo? Oddio. Voglio parlare d'amore. Sarò pronto. Guardami negli occhi. Of course, di corsa.
che faccia tosta che c'ha la Carrà. Renato, apriamo il cannone così non cadiamo nessuno dei due. Aspetta, no, sai perché? Perché dopo dicono che stai male, sai quelle storie là, no? Non mi guardare così. Ma che ho mangiato ieri, Raffaele, non mi ricordo. Che ne so io che hai mangiato ieri? Non eravamo insieme. Questa mi preoccupa veramente. Si chiama... Ma fai Don Stradamus di cognome? Ma no, ma scusa. Con Raffaella è un rapporto, credo, meraviglioso, anche perché è una persona estremamente sensibile e molto rispettosa di tutti. E che Raffaella tanto, veramente tanto ha questa qualità, che ascolta tutti, che certo, è sempre e disponibile. E tanto allegra, vogliamo molto dirlo? Allegra. Io sarebbe... Mi posso andare un attimino a dare una rigenerata? Fermo, attento. Come sei elegante. E vai. L'hai mai conosciuto questo? Non l'ho mai, guarda, ho cercato. E allora ti dico che il frate è qui. Non è vero. Guarda, da te. Il frate è qui. Renato, come io dico sempre, nella vita è spiritosissimo, divertentissimo, ha una grande fortuna a giocare a scopone, trefetto, in Europa, che non si sopporta, ma parlando di musica ha un grande dono, sa essere sempre uguale, sempre diverso. Tu sei ironico? Quanto basta. Un pochino bisogna essere ironici, no? Soprattutto con la vita, non parliamo con la gente, ma con la vita sì. Perché la vita va sdrammatizzata un pochino. No, soprattutto oggi che siamo così compressi, così alienati, così consumati dal consumismo. Mm-hmm. E bisogna trovare, secondo me, quella filosofia... Che fa parte delle... Paraventa, direbbero. A Roma? Dalle parti mie. Vuol dire che sei un uomo che hai vissuto, perché l'ironia ce l'hanno solamente le persone che hanno vissuto, le altre non ce l'hanno. E autocritica... È giusto insegnarla pure un pochino. Certo. L'autocritica parecchia. Ah sì, cos'è che non ti piace? Se no mi sarei chiamato zero. Magari un milione. Bravo. Ecco, guardiamolo qua. Ecco. Manca l'aureola, però forse può arrivare da un momento all'altro. Perché io qua la domanda magica. All'Enel per avere il permesso dell'accensione. Forte, mi bacia forte, mi tiene forte, mi prende forte, poi gioca forte, mi ama forte, poi parla piano, è fatto così. Ecco cosa fa, mi prepara un'altra tazza di caffè, poi ricopre con qualcosa la bajur, poi ricade come voglio io, l'amore mio. Magari toccasse a me una dei giorni svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari. Saprò aspettare te, domani e poi domani, e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io, sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provi. E io capisco perché ti amino tanto, Renato, ti amano tanto perché... Perché te lo meriti, perché sei unico, proprio unico, e perché sai dare a loro tutto l'amore che loro ridanno a te. Adesso basta con i complimenti,
A proposito, non era il tuo compleanno qualche giorno fa? Posso toccare, ragazzi, di una bellezza e di una bellezza impressionante. Come va? Ho canzoni ma non ho parole. Talmente innamorato dei suoi fans che proprio non ha nessun problema come andare a svegliare una sua fan alle 4 di mattina in casa sua, dentro al suo letto. Questo è Renato, il coraggio di divertirsi, di essere serio, di essere, come dire, importante e di voler bene. Questo è Renato Zero. Il fatto di riuscire a coronare certi sogni delle volte non dipende tanto dalla nostra capacità e dalla nostra forza, quanto da questi meravigliosi esseri che popolano la nostra vita e delle volte sono loro a spronarci e a fare in modo che certe cose si realizzino. Ma l'importante è che tu rispondi sempre a questi richiami, caro Renato, sei bravissimo. Ma perché te vestivi così chiccettone te? Per cosa facevi? Ma primo era una specie di rigetto alle uniformi, ecco. Perché mio padre era un poliziotto e quindi non volevo essere un replicante. E poi perché credevo fondamentale che, visto che è importante mostrare, secondo me, quello che siamo 24 ore al giorno e non soltanto nel tempo libero, durante queste pause di lavoro, della scuola o quant'altro. E allora io ho trasferito praticamente la mia casa, all'inizio mi cambiavo nei portoni, andavo via col sacchetto per non far vedere ai 136 poliziotti che abitavano a Via Fontebuono che io ero un trasgressivo. Allora mi portavo il sacchettino e mi andavo a cambiare i portoni, una volta a Via Po, un'altra volta a Via Tagliamento, insomma in zone Piper. Facevo sta trasformazione, cioè una volta sono entrato, questa vecchietta, buonasera, così, quando sono uscito, buonasera, io ho fatto... Invece io lo facevo per giocare e per, come posso dirti, per stupire e buttare fuori tutta la fantasia che avevo dentro. Grazie per questa standing ovation, no, per la grande Raffaella Carrà. Comunque voglio dirvi di lui che è una persona sensibile, che lo sapete già, umana lo sapete già, splendida lo sapete già, simpaticissima,
per chi lo frequenta spessissimo come faccio io, veramente un uomo che è come le sue canzoni, vero fino in fondo. Questa sera e tutte le volte che lei si sorprende la Raffaella su di me, io devo dire che ancora mi sorprendo di voi. Che carino. Sarà il più bel rifugio per l'amore, un nido d'aprile, l'invidia di chi c'è ostile, ed io ti seguirò, nuotando nel tuo mare. E valeva la pena questo ritorno soltanto per condividere il palcoscenico con due meraviglie come voi due. Ma solo quando, per quello. Mi piace Padariello che dice sempre le cose come devono essere. No, un pochino lo capisco Fiorello, però, perché insomma sì, fatto una presa da niente. Ho capito, capito? Adesso veramente non mi fa aprire, la chiave non c'è. No, ma sul serio, non c'è la chiave. No, perché è arrivato in camerino, cioè, dai. Non ce l'hai un'altra, faccia. Il triangolo. No, non l'avevo considerato. Da quando ci proverò. La geometria non è un reato. Quando lei mi ha detto se vuoi che vengo mi devi far cantare quella, io gli ho detto, dico, Raffaelli, te vuoi prendere un'aspirina che non ti senti bene? Dice, no, non sto benissimo, voglio cantare. Allora quella. Vediamo quella, vediamo quella, vediamo quella. Mi aspettavo, lo sai, cosa? Un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovare una collocazione. Ora spiegami, dai. Cosa? L'atteggiamento che dovrò adottare. Io rischierei. Cosa rischieresti? Di trovarmi al buio fra le braccia di lui. No, 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 no. Non è il mio tipo. Lo sapevo. Lui chi è? Chiesto proprio Raffaella Carrà. Lei ha detto mi devi far fare il triangolo. Non diciamo niente. Ogni volta che ci viene a trovare è un evento. E non lo dico come si dice a un ospite per cortesia, ma quello che ho detto prima, che sei magico in scena, guarda, piange anche lei, è una ballerina, voltati un po' Tony, guarda, e lei è abituata. Figlia a di una ballerina, nel senso che piangono queste ragazze, però la sanno lunga. Non e è a vero. Me mi accollano delle grandi responsabilità, perché amare uno zero è amare un numero abbastanza perdente.
anche se poi tutto sommato grazie alla vostra aggiunta, al vostro contributo, questo uno può diventare questi miliardi che si stanno questa sera consumando su questa lotteria. Voglio dire che quest'anno vi auguro di vincere tutti a una lotteria più significativa che quella dell'amore, dell'amicizia, di questi valori che sembrano sepolti ma che sono dentro di noi, basta solo tirarli fuori. Esatto, senza paura. Lui sente la responsabilità di essere come un grande, come posso dire, un grande messaggero dei pensieri dei ragazzi. Un leader ideologico. Un leader ideologico dei ragazzi. Cattura le aspirazioni dei ragazzi. Esatto. È magico. Si fa lui. Portavoce. Si fa portavoce, bravissimo. Sai cos'è forse il tuo segreto? È che tu sei rimasto Renato Fiacchini, ti chiami così sì, te? Sì, esatto. Nonostante questo immenso successo che va al di là del canto e dell'essere un grande in scena, tu hai un cuore e la gente ti ha capito e ti segue senza bisogno di altre parole. Io penso che c'è anche un motivo forse un pochino più sottile, che è quello forse di aver interpretato sempre un pochino gli umori e anche il disagio di certe minoranze, che oggi abbiamo abbattuto certe ipocrisie, e queste minoranze siamo 60 milioni di persone. E allora questo forse ci rende il compito un pochino più facile. Io credo che altre 200 milioni di persone ti vedranno fino a che tu avrai voglia di cantare per loro. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stata invadente, eccessiva lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Che mi dai l'anima mia, farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità, per sempre, per sempre. Quanti anni hai? Fai 22, 23. Ecco, veramente, Renato è cambiato, ma non è cambiato, e la sottoscritta pure. E credo che questo sia, alla fine, alla lunga, dimostra il nostro coraggio di avere sempre in vista, in mostra, i nostri difetti e forse anche qualche pregio. I love you, Rafa. Me too, you are Renato. My love. Everywhere and forever. Oh, ciao. Ma come parla inglese? Io. Amo, se sapessi quanto io ti amo. Ti accarezzo mentre piano, piano ti dico che ti amo. La
Ringraziamo. Bello. È bello sapere che c'eravate. Sapere che c'eravate, che c'eri tu, lei, lui, voi. Grandi! Grandi, è vero! Grazie! I migliori anni della nostra vita. Tristi forte, la notte è finita. I migliori anni. Persona. Non esiste spettacolo, scenario dove lui non sia il re. Veramente tu non devi cambiare mai perché sei straordinario così. Beh, a 48 insomma è una bella lotteria, eh? Voglio dire che è un numero fondamentalmente rassicurante, perché se avessi dovuto cambiare forse sarebbe accaduto molto tempo fa. Sono contento per questa vostra dedizione a Raffaella Carrà e allo spettacolo italiano. Grazie. Sei molto gentile. Certo, Renato, questo auditorium ci ha visto insieme un sacco di volte. Abbiamo fatto grandi numeri. Mamma mia, bellissimo. Da zero in poi non abbiamo fatto altro che numeri. Sì. Poi non mi hai lasciato mai sola, troppo no, forte. No, non sei? Te lo meriti di essere lasciata sola. Sì. Pubblico molto vivo e molto acceso, molto protagonista davanti a te tutte le volte che fissi questo appuntamento con le telecamere, ma quando sei invece nella tua casa hai un pubblico straordinario anche lì, quindi Raffaella Carrà, la vedete, è una grande professionista, ma non immaginate neanche di quale amica si parla. Di quale persona carina si sta parlando. Siamo vicini di casa. È una padrona di casa straordinaria, sempre, impeccabile. Grazie. È una gioia, veramente, stare con Renato e lavorare con lui perché è immenso. Ogni volta che Renato mette piede nell'auditorium si incendia. Ma come sarà? E siamo delle piccole micce, pare. Siamo delle micce. Ed è vero, perché piccole micce insieme creano un'esplosione chiaramente di felicità e di sinergia. Quindi ben venga questa aggregazione. Assolutamente sì. Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu per fare scena. Tra gli artisti più ricercati e collezionati, la più clonata, ma soprattutto la più corteggiata dalle reti televisive nazionali ed estere. Eppure la persona più semplice, più vera e disponibile dello spettacolo italiano. Sono onorato di essere suo amico, strafelice di averla qui oggi al mio fianco. Amici, Raffaella Carrà! Che presentazione, Renato. Niente male, eh? Grazie, niente, sei fantastico, male. Molto gentile come sempre. Ma noi andiamo d'accordo perché siamo rimasti quelli che eravamo, pur cambiando con gli anni, con le esperienze e tutto, però abbiamo quest'ironia che ci accompagna e anche questa sensibilità, in un certo senso, che ci accomuna. Non smettere mai di essere Raffaella e poi di essere il pubblico che siete, vi adoro. Io sono qua, l'orchestra c'è. Cosa ridete? Ma sì, buttiamola qui. Questo brano che se scoppia mi piglia un colpo. Si sa, un'ora passa e va. Non so, non so.
non so come si dice a Roma, attacca da Trump. Vabbè, vabbè, facciamo